Bene, riprendiamo il corso di fisica e sull'elettrodinamica e iniziamo con un breve ripasso di quanto visto l'anno scorso in relazione al potenziale elettrico, alla natura conservativa del campo elettrostatico e all'energia potenziale elettrica. Okay? Io andrò abbastanza veloce, vedremo gli aspetti principali. Se ci sono domande, vi prego di intervenire, di domandarmi. Ok, questo abbiamo visto, al solito la sorgente delle immagini sono di questi siti e il concetto di energia e di potenziale nascono in ambito dinamico dal lavoro, dal concetto di lavoro. Sicuramente nel corso di meccanica del terzo anno avete visto il lavoro che è uno degli effetti che ha una forza su un corpo. Quando una forza sposta un oggetto per un determinato tratto si può dire che svolge lavoro. Vale ovviamente anche per le forze elettriche, per la forza di Coulomb in particolare. Quindi se ho, vedete, una carica all'interno di un campo omogeneo significa che non dipende dalla posizione perché è più facile calcolare il lavoro, spostata da un punto A a un punto B, il lavoro che svolge la forza elettrica sulla carica si calcola per andare da A a B è definito come il prodotto scalare della forza per lo spostamento a entrambi i vettori. Quindi tecnicamente il modulo della forza, il modulo dello spostamento e il coseno dell'angolo tra i due vettori. Per questa ragione il lavoro può essere positivo, negativo o nullo a seconda dell'angolo tra i due vettori, come sono orientati. Okay? Posso benissimo avere per esempio lavoro nullo anche se una forza non nulla si agisce su uno spostamento non nullo, basta che l'angolo sia di 90 gradi. D'accordo? Che cos'ha di importante la forza elettrostatica? Ha questa caratteristica, per come è definita, per le sue caratteristiche formali matematiche, questa è una forza che ha questa proprietà. Se la carica in moto svolge un percorso chiuso, il lavoro svolto dalla forza elettrica sulla carica è nullo. Qui c'è un esempio molto semplice, qui c'è un percorso chiuso particolare. Qui abbiamo il campo elettrico prodotto da una carica positiva grande qua sotto, che agisce sull'altra più grande che si muove. Okay? Nei tratti circolari, questi due archi di circonferenza, quello da P1 a P3 e da P4 a P2, il lavoro è nullo per un motivo estremamente semplice, perché punto per punto lo spostamento. Qui vedete una D piccolo, c'è un motivo speciale per questo. Questo è un spostamento infinitesimo, è un differenziale. Non so se ne avete già parlato in matematica di differenziali. No, a breve. Un differenziale è una variazione infinitesima di una quantità. Perché infinitesima? Perché deve essere talmente piccolo che in quel tratto lì la forza sia più o meno costante. Qui non è un grosso problema perché, essendo la forza dipendente solo dalla distanza, nel tratto di circonferenza la distanza da Q grande e Q piccolo hanno sempre lo stesso valore, quindi non è un grosso problema. Lo spostamento, ripeto, infinitesimo è tangenziale, è tangente alla circonferenza, quindi è tangente al tratto curvo ed è sempre quindi perpendicolare alla forza che invece è radiale. Quindi lungo il tratto P1, P3 e P4, P2 il lavoro è sempre nullo, perché spostamento e forza sono perpendicolari. Okay? Viceversa, nei tratti, eccolo, questa è la ragione, nei tratti radiali da P3 a P4 e da P1 a P2, okay, il lavoro ha la stessa grandezza. Perché? Perché dipende dallo spostamento e dal valore della forza, l'orientazione è la stessa. Okay? E quindi che io mi sposti da P1 a P3, poi P3, P4 e P4, P2, oppure mi sposti da P1 a P2, il lavoro è esattamente lo stesso, perché le due parti radiali sono entrambe nulle, e cioè, le parti tangenziali, scusate, sono nulle, quelle radiali hanno lo stesso valore, perché le distanze da P1 a P2, iniziale e finale, sono le stesse, la forza in punto per punto durante tutto il percorso è la stessa perché a ogni punto a distanza R su un tratto corrisponde lo stesso punto alla stessa distanza sull'altro tratto. Anche se ve la faccio piuttosto breve, ma il senso è quello. Ok?
Quindi che io vada da un punto P1 a un punto P2 lungo un percorso, quello rettilineo P1, P2, o lungo un percorso un pochettino più complesso, diverso, non ha effetti sul lavoro. È scritto qui sotto. Il lavoro da P1 a P2 o da P1, P3, P4, P2 ha esattamente lo stesso valore. Quando questo succede, la forza con la quale calcolo il lavoro si dice che è una forza conservativa. È una caratteristica fondamentale. Perché? Perché se il lavoro dipende solo dal punto iniziale e finale, allora posso esprimere questa grandezza, cioè il lavoro, come una funzione delle sole posizioni iniziale e finale, indipendente dal percorso. E questo può essere generalizzato a percorsi non come quelli di prima, un po' semplificati, ma qualsiasi. Se vado da A a B lungo il percorso 1 o lungo il percorso 2, il lavoro che la forza elettrostatica, ripeto, svolge sulla carica, è identico. Ok? Quindi il lavoro è indipendente dal percorso. Per la stessa ragione, se il percorso è chiuso, il lavoro è nullo. Perché? Beh, perché per tornare dove ero prima, devo invertire uno dei due tratti. Adesso qui P3, P4 è in avvicinamento, P2, P1 è in allontanamento. La forza è la stessa, ma i versi dello spostamento sono opposti, sono antiparalleli. Quindi un lavoro contribuirà col segno più uno, col segno meno, i due si elidono e ciccia, il totale è zero. Quindi le due proprietà, questo è fondamentale che vi arrivi questo messaggio, questo tipo di forze, cioè le forze conservative, hanno queste caratteristiche che sono equivalenti, cioè se vale una vale anche l'altra e viceversa. Se calcolo il lavoro che la forza svolge per spostare un oggetto da un punto ad un altro, questo risultato, il lavoro che ottengo, non dipende dal percorso, ma solo dalle posizioni del punto iniziale e finale. Se la forza è elettrica, è chiaro che dipende anche dalla carica, okay? Dal campo, ma non dal percorso. Dipende solo da dove parto e dove arrivo. Proprietà B equivalente alla precedente, se ho una forza tale che il lavoro che la forza svolge su un corpo, quando questo fa un percorso chiuso, cioè la posizione iniziale e finale sono la stessa, il totale del lavoro è zero. Quando questo accade, la forza è conservativa e la seconda proprietà è equivalente alla precedente. L'una implica l'altra. Ok? Non tutte le forze sono conservative. La forza d'attrito, per esempio, non lo è. Perché in quel caso il percorso conta. Se devo spostare un mobile in casa, lo sposto lungo il percorso rettilineo, quello di lunghezza più piccolo, perché faccio meno lavoro, non faccio il giro dell'intera stanza per spostarlo, no? Perché a parità di punto di partenza e di punto di arrivo, il percorso più lungo comporta più lavoro, quindi più, tra virgolette, spreco di energie. Ok? Mentre in questo caso, questo tipo di forze, la forza elettrostatica, ma anche quella gravitazionale, hanno questa caratteristica. Il lavoro non dipende dal tragitto, ma solo dal punto di partenza e di arrivo. O equivalentemente il percorso chiuso dà lavoro nullo. Questo cosa comporta? Se è vero che il lavoro non dipende da come vado da A a B, ma solo dove sta A e dove sta B, allora posso esprimere il lavoro con una funzione della posizione. Il lavoro dipenderà solo da dove sta A e dove sta B, a parità di carica elettrica che si sposta, a parità di campo elettrico presente in quell'istante. Ok? Questa funzione della posizione di iniziale e finale, assume quindi un'importanza notevole, perché è quella che mi permette di calcolare il lavoro. Questa funzione, che ovviamente ha un significato fisico profondo, viene chiamata energia potenziale. E tecnicamente c'è un motivo speciale per questo. Mentre in termini di energia cinetica si definisce il lavoro come la variazione di energia cinetica, cioè l'aumento, energia cinetica finale meno iniziale, per quanto riguarda l'energia potenziale, cioè quella legata alla sola posizione, si usa l'inverso.
Il lavoro è la diminuzione di energia potenziale, cioè valore di partenza meno quello di arrivo, valore iniziale meno quello finale. Questo c'è questo meno delta U. Il delta è sempre la variazione in positivo, finale meno iniziale. Perché quel meno? Perché con quel meno quello che si conserverà, perché questo si chiama conservativa la forza, è il totale dell'energia, non la sua differenza. Qui è citata l'energia cinetica, eccolo qui. Il lavoro, teorema delle forze vive o dell'energia cinetica, è uguale alla variazione di energia cinetica, cioè all'aumento di energia cinetica. Questo vale per qualsiasi forza, conservative e non conservative, di qualsiasi tipo. Questo è un teorema molto potente con l'energia cinetica, anche per forze non costanti. Per quelle conservative, okay. Oltre a valere questa relazione, vale anche quella qui a fianco. Il lavoro può essere anche espresso come una funzione della posizione, in particolare con questo meno. Perché? Perché con questo meno, mettendoli insieme, se il lavoro è uguale all'aumento dell'energia cinetica e alla diminuzione dell'energia potenziale, vuol dire che di tanto aumenta l'energia cinetica, di tanto quanto diminuisce l'energia potenziale. Per cui se sposto questo meno delta U a sinistra, ok, delta EC, la variazione di energia cinetica più la variazione di energia potenziale è zero. Cioè la somma energia cinetica più potenziale è zero. Quindi lungo il percorso da A a B, la somma energia cinetica più potenziale non cambia di valore. Ecco quello che si conserva. Le forze conservative sono tali perché conservano l'energia cinetica più potenziale. Se qui ci fosse stato un più invece che un meno, ci sarebbe conservata la differenza di energia, che è qualcosa di strano da digerire, no? È molto più semplice, più naturale pensare che si conservi il totale di qualcosa, non la differenza di qualcos'altro. Ecco la ragione per cui lì si mette un meno. Ok? Ovviamente esiste l'analogo, l'analoga conservazione dell'energia in relazione a qualsiasi forza conservativa. Vi spiego meglio. Se un sistema è soggetto, per esempio, a una forza elastica e anche a una forza elettrica, è chiaro che si conserverà l'energia cinetica più la potenziale elastica più la potenziale elettrica, perché sono in gioco più forze conservative. Ok? Conservazione di energia totale. Quindi nel nostro caso, nel caso che abbiamo visto all'inizio, della carica che si muove nel campo omogeneo, il lavoro svolto dalla forza sarà forza elettrica, che è carica per campo, per lo spostamento, visto che i due vettori forza e spostamento sono paralleli, quindi il coseno è 1. Quindi questa espressione carica per campo per spostamento è il lavoro svolto dalla forza, che è anche uguale alla diminuzione di energia potenziale. In particolare, se prendo XB come la coordinata del punto di arrivo, XA la coordinata del punto di partenza, il lavoro sarà ca forza, carica per campo, per posizione finale meno quella iniziale. Ma questo sarà anche uguale alla diminuzione di energia potenziale, quella in A meno quella in B, quella iniziale meno quella finale. Di conseguenza, questo tipo di sistema, cioè con un campo che ha una struttura di questo tipo, l'energia potenziale in questo caso è funzione della posizione, dipende da x coordinata della carica, che vale meno la carica elettrica per il campo per la posizione, con la convenzione che dove la coordinata x è nulla, l'energia è zero. Che quindi spostandomi verso destra mi sposto verso punti di energia potenziale inferiore, perché qui c'è un meno. D'accordo? Attenzione, questo è un fatto generale. La forza elettrica muove, che agisce sulla carica, muove la carica da punti di energia potenziale alta a punti di energia potenziale bassa, non il contrario, a meno che la carica non sia negativa. In quel caso il moto è in verso opposto. Ok? Però non tutti i sistemi hanno un campo elettrico così semplice, torno un attimo indietro. Qui il campo elettrico è omogeneo, vale allo stesso valore in tutti i punti. Quindi qui per trovare il lavoro è sufficiente moltiplicare forza per spostamento.
Ma se la forza cambia nel corso dello spostamento, questa operazione non la posso più fare, perché la forza non è la stessa durante tutti i punti dello spostamento. Ok? Quindi ho bisogno di uno strumento matematico diverso, che è quello dell'integrazione, che troverete in matematica un pochetto più avanti. Di fatto, per calcolare il lavoro, devo sommare infiniti termini infinitesimi. Okay. E questa somma di infiniti termini infinitesimi è una somma che converge, questo termine sono sicuro che lo conoscete, e converge a che cosa? Al lavoro svolto dalla forza dal punto A al punto B. Tecnicamente, visto che la forza cambia punto per punto, ho bisogno di uno strumento matematico più raffinato della semplice moltiplicazione, che è l'integrazione, che ripeto troverete nel corso di matematica un po' più avanti. Di fatto il risultato è il seguente: se calcolo il lavoro che una forza elettrica dovuta a una carica puntiforme, per esempio, svolge su un'altra carica quando questa si sposta nel suo campo, allora il lavoro per andare da una posizione A a una posizione B, che sarà sempre uguale alla differenza tra l'energia potenziale iniziale e quella finale, di fatto, nel caso della forza prodotta da una carica puntiforme, ha questa espressione, la costante di Coulomb nel vuoto K0 per il prodotto delle cariche diviso la distanza. In questo caso la distanza del punto A meno la stessa espressione calcolata nel punto B. Ok? Qui non cambia la prima riga, cambia la seconda. Perché? Perché con questa definizione, questa è la definizione di energia potenziale, attenzione, questa vale qualsiasi sia la forza. Poi, quando a sinistra eseguo questo calcolo, se la forza cambia punto per punto, non posso più fare un semplice prodotto. Okay? Devo fare un'integrazione. Nel caso della forza prodotta da una carica puntiforme, il risultato che ottengo da questa operazione è il seguente: energia potenziale a distanza r dalla carica che genera il campo vale costante di Coulomb nel vuoto il prodotto delle cariche diviso la loro separazione. Ok? Con la convenzione che l'energia potenziale assume valore nullo quando le cariche sono talmente lontane da non influenzarsi a vicenda, tecnicamente da distanza infinita. Attenzione alla differenza tra infinito matematico e infinito fisico. Qui se ho due cariche molto piccole, l'infinito fisico potrebbe essere qualche metro. Ok? Non chissà che numero, perché? Perché magari a quella distanza lì non sono più in grado di misurare la forza con cui le due forze interagiscono, anche se c'è, ma diventa fisicamente trascurabile. Ok? Questo è il senso della distanza infinita. D'accordo? Cosa mi dice tra l'altro questo? Ciò che ha significato fisico è la differenza tra le due energie potenziali in A e in B. Ok? Quindi non ha fisicamente effetto scegliere lo zero da una parte o da quell'altra. Ciò che ha significato fisico, quello che conta in natura, è la variazione di energia potenziale, il delta U. Questo mi lascia la libertà di scegliere un livello di riferimento. Normalmente si prende a livello zero, di energia zero, quello dove la forza è nulla, cioè a distanza infinita. Ma non è una scelta obbligata, può anche cambiare. È la scelta più semplice. Con questa scelta che vedete qua sotto, che è naturale perché definendo l'energia potenziale in questo modo, il limite quando R è infinito è nullo. Quindi quando le due cariche sono a distanza tale che si ignorano l'una con l'altra, è del tutto ragionevole presumere che anche in quel caso lì l'energia potenziale sia zero. Quindi sono, tra virgolette, autorizzato a fare questa scelta, con una scelta che mi facilita i calcoli. Ok? Se ho più di due cariche, beh, anche lì ho una cosa che discende direttamente dal principio di sovrapposizione.
Se in questo sistema abbiamo quattro cariche, ciascuna di queste cariche sente l'effetto delle altre tre. Quindi la forza che agisce su ciascuna di queste è quella dovuta a quella delle altre tre cariche. Quindi le forze si sovrappongono, i lavori si sovrappongono linearmente, per cui l'energia potenziale terrà conto di tutte le influenze delle diverse cariche, in particolare di tutte le coppie. Immagino di avere una diverse coppie di cariche e sommo tutte le coppie possibili, evitando i doppioni, quindi la carica sinistra-destra, destra-sinistra, è chiaro che contribuiscono nello stesso modo, non le conto due volte. Quindi sommerò la grandezza carica 1, carica 2, diviso la distanza reciproca per tutte le coppie di cariche. Quante sono le coppie distinte di cariche? Sono il numero delle cariche per il numero delle cariche meno 1 diviso 2. Quindi se sono 4 cariche ho 4 per 3 diviso 2, 6 coppie. Ok? Questo simbolo sono sicuro che lo conoscete già. Se recuperiamo la definizione di energia potenziale, cioè l'energia potenziale è definita in questo modo: se prendo una forza, calcolo il lavoro che la forza svolge per andare da A a B, e questo è uguale alla diminuzione dell'energia potenziale, posso immaginare, che lo spostamento da A a B sia talmente piccolo per cui il lavoro posso scriverlo come forza per spostamento, una forza media lungo lo spostamento, che è uguale a meno delta U, quindi F posso interpretarlo come l'opposto della variazione dell'energia potenziale da AB fratto la separazione e lo spostamento da AB. Questa sarebbe una forza media. Se lo spostamento diventa infinitesimo, al limite nullo, questa scrittura diventa il limite di questo rapporto quando delta x è 0, quindi è una derivata per sua stessa definizione. Quindi la derivata dell'energia potenziale rispetto alla posizione, cambiata di segno, mi dà la forza. Ecco un altro motivo per cui l'energia potenziale è una funzione estremamente importante, perché l'energia potenziale è uno scalare, ok? Non è un vettore, quindi in ogni punto dello spazio io posso pensare a un numero solo, una funzione della posizione. La forza invece è un vettore, in ogni punto dello spazio ho tre numeri, tre componenti. In questo modo, per trovare la componente x del mio vettore forza sulla carica di un determinato punto, è sufficiente che io faccia la derivata dell'energia potenziale rispetto a quella coordinata che mi interessa. Quindi l'energia potenziale contiene molte informazioni, okay? Mi permette di ottenere la forza con questa operazione matematica, che è la derivazione. D'accordo? Questo sarà anche utile a livello di stabilità. Questo video racconta già quello che mi ho appena detto. E una volta capito il concetto di energia potenziale, è immediato passare a quello di potenziale. Attenzione al gioco di parole. L'energia potenziale è una cosa, il potenziale è un'altra, anche se le due parole sono molto simili. Nel modo del tutto analogo a quello in cui si definisce il campo elettrico, cioè la forza fratto unità di carica, in modo del tutto analogo si definisce una funzione che sarà l'energia potenziale diviso la carica. Ok? Quindi se prendo l'energia potenziale di un sistema o della carica in un punto e la divido per la carica stessa, ho l'energia potenziale per unità di carica, quindi energia joule diviso carica coulomb, quello è il potenziale volt. Ok? E questa ha un'utilità analoga a quella dell'energia potenziale, perché conoscere il potenziale in ogni punto dello spazio, okay, mi permette di ottenere il campo semplicemente derivando rispetto alla posizione. E quindi, tra virgolette, mi richiede meno informazioni, una volta che so il potenziale, derivando ho il campo che mi serve, e viceversa. Questo abbiamo appena detto. Quindi se ho un sistema di due cariche puntiformi, l'energia potenziale ha questa forma, divido per Q piccolo, ho la forma del potenziale.
in funzione della distanza. Qui vedete il potenziale a distanza aerea della carica Q grande è costante di Coulomb nel vuoto per la carica Q che genera il campo diviso la distanza dalla carica Q. D'accordo? Se io faccio la derivata di questa funzione rispetto a R, ho l'espressione del campo radiale, K0 Q su R alla seconda, tenendo conto del segno meno, attenzione. Ok? Questo che abbiamo appena detto. Immaginiamo di avere una, come abbiamo visto prima, una carica puntiforme, ok? E quindi una funzione potenziale associata al campo di quella carica che ha questa forma, K Q grande su R. D'accordo? Un modo per visualizzare il campo elettrico erano le linee di forza. Un modo per visualizzare il potenziale sono le superfici o linee equipotenziali, che sono questi circoletti centrati nella carica Q grande. Dato che il potenziale dipende solo dalla distanza della carica generatrice del campo, punti allo stesso potenziale avranno uguali distanza da Q grande. Quali sono le figure geometriche che hanno distanza pari da un punto comune? Sono le circonferenze, o nello spazio le sfere. Quindi i punti a potenziale costante in questo contesto, cioè per un sistema che ha una sola carica puntiforme, sono delle circonferenze nello spazio rispetto delle sfere. Ok? Quindi la funzione potenziale nello spazio dovuta a una carica puntiforme ha superfici, come si chiamano, equipotenziali, cioè potenziale costante, che sono delle sfere. Quindi dico che ne so, ho una carica di un nano coulomb qua in questo punto, come è fatta la superficie che ha potenziale pari a un volt, sarà una sfera centrata in quel punto lì. Un fatto importante e non casuale, come potete osservare da questa figura, è il fatto che le superfici equipotenziali sono circonferenze. Le linee di campo elettrico sono se semirette radiali, in questo caso uscenti, perché la carica è positiva, ed è facile vedere che in ogni punto le linee di campo sono perpendicolari alle superfici equipotenziali. Questo è un fatto generale. In tutti i sistemi elettrostatici elettrici, le linee di campo elettrico e le superfici equipotenziali sono una perpendicolare all'altra. Ok? Se avessi più cariche, anche lì segue il principio di sovrapposizione. Il potenziale è legato al campo elettrico. Campi elettrici diversi si sovrappongono linearmente, si sommano vettorialmente e quindi sommo anche i campi. In ogni punto, P per esempio, in questo punto qui, per avere il campo, il potenziale elettrico risultante, sommo il potenziale dovuto alla carica Q1, a quello della carica Q2 e a tutti quanti gli altri. Quindi estendo la somma a tutte le cariche presenti, diciamo così, a distanza utile, in realtà in tutto lo spazio. D'accordo? E costruisco la funzione potenziale. Una volta che ho quella, la derivo rispetto alla posizione e ho il campo elettrico. Qui per esempio c'è il caso in cui ho non una ma due cariche elettriche puntiformi, un dipolo. Le due cariche sono della stessa intensità. Infatti vedete che il campo elettrico, le linee che partono dalla carica positiva e terminano in quella negativa, hanno una struttura a simmetria assiale, sia perpendicolarmente che orizzontalmente. Le linee invece chiuse sono superfici equipotenziali. Vedete che adesso sono deformate, non sono più delle sfere, ma hanno una certa deformazione legata alla presenza dell'altra carica. In ogni caso, punto per punto, il campo elettrico totale in quel punto è sempre perpendicolare alla superficie equipotenziale che passa per quel punto. Ok? Qui invece ho un sistema dove ho due cariche dello stesso segno. Ok?
Anche qui le superfici equipotenziali sono deformate a causa della presenza dell'altra carica. Quindi vedete un esempio, qui ci sono meno 10 volt, per esempio ottengo questi due circoletti, questo è meno 5, meno 2, eccetera. Ok? Il campo elettrico si sovrappongono linearmente, i potenziali tengono conto delle cariche diverse e delle distanze delle cariche che contribuiscono al potenziale in quel punto. L'effetto globale è questo. D'accordo? Nel caso, ad esempio, dell'esercizio visto all'inizio, il sistema visto all'inizio, dove ho due piani paralleli carichi, è un campo elettrico omogeneo, quindi della stessa intensità, con linee di forza che vanno dall'armatura, dal piano positivo a quello negativo, qui avrò una delle linee di equipotenziale che sono dei piani perpendicolari, piani verticali, sempre perpendicolari alle linee di campo, perché ricordate che l'energia potenziale valeva in questo caso meno QE per X, quindi a X costante ho energia potenziale costante, quindi potenziale costante. Ma se x è la coordinata orizzontale, i piani x costante sono piani verticali, o in questo caso rette verticali. Questo è legato al fatto che il campo elettrico in questa situazione è omogeneo. Già quando mi avvicino ai bordi, vedete che c'è una perturbazione del campo, non è più una linea orizzontale. Tieni conto del fatto che a destra ho, in basso ho carica, ma a sinistra no. Quindi qui il campo, tra virgolette, si indebolisce. E le linee di equipotenziali si deviano, hanno un disturbo collegato all'effetto che si chiama effetto del bordo. Lontano dai bordi invece ho la situazione ideale, semplice, in cui ho linee di campo orizzontali e linee equipotenziali perpendicolari al campo, quindi direttamente verticali. Ok? Analogamente alla curva di livello in topografia. Se vi sarà mai capitato di andare a fare un'escursione in montagna, le carte dei sentieri hanno queste linee che sono linee alla stessa quota. Quindi, per esempio, se osservo che sulla mappa ho linee alla stessa quota molto diradate, vuol dire che qui la pendenza è molto dolce. Perché? Perché a parità di avanzamento parallelamente alla mappa la quota diminuisce di poco. Mentre qui, dove le linee sono molto vicine, è l'effetto opposto. Se mi sposto di 1 metro qui, calo di quota molto più di quanto non calerei qui. Quindi dove sono dense ho ripida pendenza. Se preferite la pendenza è legata, se volete, al campo. Okay. Quindi queste mi informano su come sarà, tra virgolette, il mio percorso. Mentre se cammino lungo una di queste linee, rimango sempre alla stessa quota. Okay, non vado né in alto né in basso. Tutto chiaro? Qui sono mappe in 3D del potenziale. Questa è una situazione in cui io ho quattro cariche, due positive a sinistra e due negative a destra. Qui ovviamente il potenziale è smussato perché questo qui, il potenziale dove c'è la carica diverge, quindi qui dovrebbe avere un coso infinitamente esteso, chiedo scusa. Mentre qui a sinistra abbiamo solo due cariche isolate, anche qui vedete che qui la funzione è tagliata, perché non posso graficarla tutta. Che in quanto va infinito, perché 1 su R, se R va a 0, diverge. Quindi si costruisce il grafico, ma entro una certa distanza da R, lì si taglia. D'accordo? Nella convenzione usata prima, che il potenziale è nullo, e l'energia potenziale è nullo quando la distanza dalle cariche è infinitamente grande, possiamo calcolare il valore del potenziale, ad esempio, di una sfera omogenea carica. Okay, immaginate di avere una sfera di raggio R, okay, e quindi di calcolare il potenziale a distanza R dal centro, cioè sulla sfera. In questo caso, il campo a distanza R
dal centro vale, scusate, il potenziale è K0 Q su R, per cui se Q è la carica totale, possiamo esprimerlo più facilmente in funzione della densità di carica. Se ho una sfera omogenea, vuol dire che la carica è la stessa dappertutto, quindi ho la superficie della sfera, 4πr² per la densità di carica sigma, sigma vi ricordo coulomb diviso metro quadro, per cui il potenziale che sta sulla nostra sfera è 4π per la densità di carica per K0, costante di coulomb del vuoto, per il raggio della sfera. Okay? Di conseguenza, per esempio, se non cambio la carica, okay, ma ingrandisco la sfera, scusate, la sfera, ho un potenziale più piccolo. Se invece ho due sfere diverse, allo stesso potenziale, perché magari le collego con un cavo, ok? Allora le due superfici diventano superfici equipotenziali. Perché? Perché il cavo elettrico, questo filo nero è un cavo elettrico, consentono alle cariche di spostarsi da una sfera all'altra. E quando lo fanno? Fino a che punto lo fanno? Quando è che raggiungono l'equilibrio? Raggiungono l'equilibrio quando non hanno più motivo per spostarsi, cioè il potenziale su una sfera è lo stesso che è quello su quell'altra. Perché abbiamo visto che il campo è la differenza di potenziale diviso per lo spostamento. Ma se ho punti allo stesso potenziale, tra punti allo stesso potenziale il campo è nullo, perché delta V è zero. Quindi se ho due sfere diverse collegate da un cavo elettrico e metto la carica solo su una, le cariche si distribuiscono su tutto il sistema in modo tale che la superficie del sistema diventa una superficie equipotenziale all'equilibrio. In quel caso lì non ho più moto delle cariche da una sfera all'altra. Ma se stanno allo stesso potenziale, e abbiamo visto prima che il potenziale è proporzionale al prodotto tra densità di carica e raggio, vuol dire che nella sfera piccola la densità di carica per il raggio vale quanto nella sfera grande, densità di carica sigma 2 per il raggio R2. Quindi tra le due sfere, quella che ha densità di carica maggiore è quella più piccola. Okay? Perché ha un raggio più piccolo e il prodotto sigma R deve essere lo stesso in entrambe. Quindi in un sistema di questo tipo, la densità di carica è inversamente proporzionale al raggio della sfera. Questo aiuta a interpretare la proprietà dei parafulmini. Il parafulmine cos'è? È un oggetto metallico che ha la forma di tubo, okay? Ma la punta è acuminata, quindi lì la superficie ha un raggio di curvatura, questo R, molto piccolo. Quindi le cariche elettriche, eventualmente le cariche elettriche indotte da un fulmine, si concentrano nella punta. Per cui è un strumento utile per, tra virgolette, guidare i fulmini, perché in quel punto lì la carica elettrica indotta da quella che sta sulla nuvola sopra la casa, per capirci, sente un campo elettrico molto più forte sulla punta che non in tutte le vicinanze di quella zona. Quindi, quando si crea la differenza di potenziale sufficiente a scaricare la nube, okay, la scarica sarà guidata verso il punto di campo elettrico più alto e quindi di potenziale più alto, cioè la punta del parafulmine. In questo senso, il parafulmine serve a, tra virgolette, deviare il fulmine piuttosto che vada a colpire oggetti che magari sarebbero danneggiati in modo grave o molto grave se il fulmine potesse andare dove vuole lui. Invece lo si guida con un percorso fatto ad hoc in modo tale che si scarichi a terra senza produrre danni, tipicamente all'esterno dell'edificio. Ok? Molto bene. E questo utilizzando il potenziale è abbastanza semplice capire qual è l'effetto delle punte che abbiamo visto quando abbiamo cominciato a studiare l'elettrostatica, perché abbiamo detto che se il corpo è omogeneo in una sfera, la densità è omogenea dappertutto, ma se è di forma strana, le cariche elettriche si addensano dove l'oggetto ha più discontinuità di forma, cioè dove ha dei punti, degli spigoli o delle punte addirittura. Ecco, il motivo è questo. Ecco qua, prendiamo un punto di forma strana, se ci carico su, metto su della carica elettrica,
la carica si addensa nei punti come C e A, dove la superficie cambia a curvatura, a raggio di curvatura più piccolo, cioè dove ha delle punte o comunque delle discontinuità di questo tipo, di questa natura. Ok, qui ritorniamo al punto di partenza. Come siamo coi tempi? Quanto manca la compagnia? Boh, allora direi che possiamo fermarci qui, anche perché insomma, se non sto per suonare, peccato. Ok? Riguardate, se avete domande, ne discutiamo la volta prossima.